la risposta che cosa si aspetta? Mi aspetto che si faccia un passo avanti. Credo che la questione energetica sia questione estremamente rilevante, perché questo è complessivamente un Consiglio europeo nel quale noi siamo chiamati a confermare il nostro sostegno sulla vicenda della guerra di aggressione contro l'Ucraina, ma questo significa anche essere in grado di dare risposte efficaci al domino di conseguenze che il conflitto comporta. Io credo che il tema sia molto politico e poco tecnico, per cui credo che questo Consiglio europeo abbia le carte in regola per fare dei passi avanti. Chiaramente l'Italia porta la sua posizione, contribuirà al dibattito, cercherà soluzioni comuni che siano efficaci. Poi nel corso della giornata vedremo come andrà avanti, ma sono molte le materie rilevanti all'ordine del giorno del Consiglio, quindi sicuramente la questione economico-energetica, il sostegno all'Ucraina, il vicinato sud, la dimensione mediterranea. Voi avete visto quanto questo governo stia proiettando l'Italia sulla sua dimensione mediterranea, sul rapporto col Nord Africa, con i paesi del Mediterraneo, che chiaramente diventa molto importante sempre nel contesto nel quale ci troviamo, sia in termini di cooperazione, sia in termini di cooperazione energetica e ovviamente per tutto quello che riguarda la vicenda migratoria, che pure, come sapete, chiediamo di affrontare su un piano strutturale. Quindi sono sicuramente molte le tematiche e faremo la nostra parte. Ecco, Presidente, guardando le cose italiane arriva anche il giudizio della Commissione sulla manovra, sulla legge di bilancio. Si aspetta dopo questo giudizio che il percorso sia velocizzato anche in Italia? Penso di sì. Mi pare che il giudizio della Commissione dica che abbiamo fatto una riforma, una manovra molto seria. Insomma, siamo tra le nazioni che hanno avuto, diciamo, il giudizio migliore, e quindi ovviamente credo che questo chiami anche alla responsabilità il Parlamento italiano nell'approvazione, in un'approvazione veloce, chiaramente tenendo conto di quelli che sono i passaggi parlamentari che, come lei sa, nella mia lunga esperienza parlamentare ho sempre difeso e difendo a maggior ragione ora. Ma sicuramente quello che dice la Commissione è che abbiamo fatto un ottimo lavoro e nel tempo che avevamo a disposizione non era una cosa facilissima. L'ultima battuta, Qatar Gate, che sta travolgendo le istituzioni europee, quanto rischia l'Europa e quanto ritiene possa essere preoccupante questo scenario che si sta aprendo? Guardi, lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione, e la reazione deve essere ferma, decisa, si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità, ovviamente dell'Unione, ne va della credibilità delle nostre nazioni, e quindi, diciamo, noi faremo e chiederemo, probabilmente se ne parlerà anche oggi, e chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo, perché davvero i contorni sono abbastanza devastanti. Grazie, buon lavoro a tutti.